All'Università Sapienza di Roma nasce un nuovo corso di laurea che coniuga il concetto di economia con quello di salute. Di cosa si tratta? È un corso di laurea in economia sanitaria, in inglese, quindi Health Economics, diciamo che vede la luce per la prima volta quest'anno, o meglio, il prossimo anno accademico è stato messo su quest'anno, per cercare di soddisfare quelli che sono i criteri di efficienza nella gestione dei servizi della salute e cercare di capire in che modo a migliorare l'allocazione delle risorse per ottenere dei migliori risultati in termini di benessere per le persone. Chi vuole accedere, quali requisiti deve avere e che cosa deve fare praticamente? Allora, per accedere bisogna possedere una laurea di primo livello e avere un certo numero di crediti formativi in determinati settori, tra cui ovviamente quelli di economia di base o matematica, statistica, diritto, igiene e epidemiologia. Infatti una parte del corso è svolta da medici, perché ovviamente la sanità insomma in primo luogo, quindi capire anche in che modo le malattie impattano, come si sviluppano in termini di come si propagano e così via, perché questo è importante ai fini degli investimenti in questo settore. Però questo è il requisito principale. Coloro che non possedessero i crediti formativi necessari in questi settori possono sempre acquisirli iscrivendosi presso la Sapienza per sostenere solo quei corsi, in modo da ottenere i crediti necessari. L'obiettivo è quello appunto di dare degli strumenti per creare dei professionisti che si occupano proprio di gestione del sistema sanitario, per migliorare a tutti gli effetti l'uguaglianza di opportunità e l'uguaglianza di diritti di accesso alla salute, insomma. Quali saranno le principali materie trattate? Le principali materie saranno l'economia sanitaria, la gestione, quindi l'aspetto manageriale e l'aspetto valutazione delle imprese sia pubbliche che private che operano nel settore sanitario, la parte invece più direttamente legata al diritto, quindi alla regolamentazione degli enti che operano in questo settore, e poi una parte di strumentazione quantitativa per fare un'analisi poi dei dati al fine di capire meglio come sta andando il fenomeno e come migliorare le politiche economiche rivolte appunto al sistema sanitario.